Ehi, vuoi un tramezzino? No, ti ringrazio, ho appena pranzato. Senti, come sono andati i contratti che ti ho consegnato? Bene, grazie. Ma non t'ho chiamato per questo. No? No. Indovina un po'. Secondo te chi si è sentito così male da rischiare di non passare la notte? A giudicare dal tuo buon umore, due sono le possibilità. O tua sorella o Marina Kröger. Mi stupisco di te, Eva. Mi trovi davvero così perfida? Amor mio, tu lo sai che la perfidia è una delle qualità che apprezzo di più in una donna, no? Non puoi. Dovrò deluderti. Vedi, purtroppo si tratta solo del padre di Marina. Ha avuto un peggioramento improvviso. Sembra che gli rimanga poco e Marina lo ha già raggiunto a Zurigo. Sai questo cosa vuol dire? No, spiegamelo tu. È logico. Vuol dire che le nozze tra mio padre e quella vipera potrebbero essere rimandate. E che noi avremo più tempo per cercare di mandarla a monte definitivamente. Non credo. No, non credo che sia così. Perché? Tu conosci molto bene tuo padre, no? E soprattutto conosci Marina Kröger. Sono due macchine da guerra. E quando si mettono in testa qualcosa è difficile farli cambiare idea. Io ho l'impressione che il povero Tommaso, con questa sua probabile dipartita, ci permetta soltanto di avere qualche settimana in più. Nient'altro. Ah, scusa un attimo. Sì? Sì, sì, d'accordo. Sì, sì, non preoccupatevi, arrivo subito. Ok. Scusami, devo andare immediatamente in ufficio. Comunque permettimi di darti un consiglio. Io non ostacolerei il matrimonio di tuo padre, anzi, cercherei di assecondarlo col sorriso sulle labbra e troverei la strategia giusta per riuscire a riprendere all'interno della famiglia ciò che mi appartiene. Io ti ringrazio del consiglio, ma credo che non lo seguirò. Sai com'è? Ho finalmente l'occasione di mettere i bastoni tra le ruote a Marina. Non credo che me la farò sfuggire. Amore mio, io quello che dovevo dirti te l'ho detto, il consiglio te l'ho dato, adesso fai quello che vuoi. Però ti garantisco, mettersi contro quella donna può essere veramente molto, non molto pericoloso. Mi deve dire la verità, dottore. Quante possibilità? Non posso pronunciarmi prima di aver visto gli analisi completi. Temo molto poche. Gli stia vicino, signora. Allora, Marco, vi state riorganizzando? Sì, sì, abbiamo aumentato i turni. Ah, beh. Per il resto. Quindi è tutto a posto per il momento. Ah, scusi. Laura? Laura, ciao. Ciao. Come va? Molto bene, grazie. Tu? Scusami, ma io stavo andando... Aspetta un attimo, per cortesia. Ho bisogno di parlarti, Laura, per favore. Volevo dirti che... e anche scusarmi, che ultimamente non ti ho più cercato. Questo lo si deve anche al fatto che durante il nostro ultimo incontro non mi sembravi particolarmente serena nel tuo modo di ragionare. E... scusami. Sì, come va? Non c'è più niente da fare. Io vado. Non lo so. Senti... cerca di stare tranquilla adesso, eh. E io ti raggiungo subito, d'accordo? Aspettami. Senti, Laura, mi dispiace, avrei voluto continuare questa conversazione. Ho delle cose da dirti. È che devo partire. Lo so, urgentemente. Ho capito. Buon viaggio. Sì. Buon. Thank you.
la verde non la prendiamo perché mi sta un po' piccola. Va bene, vorrà dire che ne compreremo un'altra. Papà. Ciao, che ci fate voi qui? Ciao, siamo venute a prendere degli altri vestiti per Benedetta. Beh, io inizio a scegliere ciò che ci portiamo via. Sì. Beh, prendete quello che dovete prendere. Io me ne vado di là in camera mia. Senti, che cos'hai? Stai bene? Sei pallidissimo. Sto bene. Sto bene, vabbè, prendete questi vestiti, lasciatemi in pace però, eh. All right, Mr. Brickner. We will be glad to receive a fax with an offer for our new campaign. Ok. Goodbye. Goodbye. Avanti. Elena, disturbo? No, no, vieni pure. Stavo cercando di valutare alcune nuove offerte per la campagna del centro. Volevo trovare qualcosa di più originale rispetto all'anno scorso. Guarda un po', ti ho portato la documentazione delle campagne precedenti. Ah, dai. Posso? Sì, sì. Sì, ci sono i consultivi e tutte le aziende che hanno partecipato alle gare preliminari, insomma. Magari ti saranno utili. Ma certo, li userò senz'altro, grazie. Bene, figurati. Tra l'altro papà ci ha chiesto di collaborare, no? In più adesso la famiglia si allarga, quindi è nell'interesse di entrambe che ciò avvenga, credo. Anita, che c'è? Stai tornando all'attacco. No, perché mi sembra di averti già detto come la penso al riguardo. Elena, ti prego, parliamoci chiaro. Questo matrimonio danneggerà entrambe, perché non lo capisci? Io non so se tu hai saputo del papà di Marina, è un uomo molto malato, ultimamente anche peggiorato. E se sfortunatamente dovesse mancare, credo che il matrimonio verrà rimandato. E questo ci darà più tempo per far ragionare papà. Ti prego, pensaci. No, Anita, non mi piacciono i tuoi metodi e non mi piaci tu. Per carità, il fatto che papà voglia sposare Marina non fa fare salti di gioia neanche a me. Ciò però non significa che sono pronta ad appoggiare le tue idee. Adesso, se non ti dispiace, sì, vorrei tornare al mio lavoro. Ok, tolgo il disturbo. Solo se dovessi ripensarci, sai dove trovarmi. Irma, hai fatto quella telefonata? Sì, ma il cellulare della signora Krueger è ancora spento. Vuole che provi di nuovo? No, non importa, grazie. Evidentemente non vuole essere disturbata. Grazie. Ettore, novità? Sì, non buone. Forse devo partire per la Svizzera, sai, il padre di Marina Krueger pare che abbia le ore contate. Il buon vecchio caro Tommaso ha scelto il momento meno opportuno per tirare i cuoi, eh? Effettivamente devo dire di sì. Certo, mi dispiace molto per lui, eh. Un uomo di valore dal quale ho anche imparato molto. Certo che proprio questo non ci voleva. Proprio adesso che stavo per sposare sua figlia. Le intenzioni? Rimandare il matrimonio? No, no, assolutamente. Ho ingoiato troppi rospi per portare Marina fino a questo punto. Non è un incidente del genere che riuscirà a fermarmi. Anche se Tommaso dovesse morire, comunque sposerò Marina. Credimi che ancora io non riesco a capirti. Voglio dire, sei un uomo ricchissimo, hai tutto quello che vuoi, hai il potere, e perché devi sposare per forza quella donna? Non l'ami. Non te ne frega niente di lei. Sai che cosa?